Eterno Dio, alleluia. Ti ringrazio, Padre, perché ci hai chiamato, Signore, alleluia. Ma Padre Santo, alleluia, ci hai chiamato per servirti. Oh Eterno Dio, alleluia. Usando grandemente, Padre Santo, alleluia, le labbra, Signore, alleluia, di questo il tuo servo. Eterno Dio, alleluia, benedice noi in questa sera, operando grandemente, Signore Gesù, per l'amore glorioso del tuo nome, Signore, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia, alleluia. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Così recibiamos al fratello Gabriel. Aleluya. Que ci predique la palabra del Señor. Amén. Dios la bendiga. Aleluya. Damos la gloria al Señor. Benedetto sea el nombre del Señor Jesús. Vorrei ringraziare al mio Signore. Aleluya. Porque Lui ci dà un'altra opportunità al stare qui nella sua casa per lodarlo, per esaltarlo. Amen. E vediamo che la misericordia del Signore è buona con ciascuno di noi. Alleluia. Anche vorrei salutare il nostro pastore Edoardo Cadena, il nostro presidente, a tutti voi fratelli, a sorella Lita, alleluia. Alleluia. A tutti voi la chiesa del Signore qui in Genova. Amen. È una benedizione stare insieme a voi. Amen. Sapete che io sempre dico il Signore è buono con me, perché Lui ogni giorno, alleluia, mi fa vedere grandi cose. Amen. E al stare in questo luogo è perché il Signore vuole glorificarsi. Amen. Aprite le vostre Bibbie, alleluia, e leggiamo la parola del Signore nel libro di Luca. Il tema di oggi è, alleluia, il suo tema è un regalo di Dio per te. Amen. Ora ditemelo voi a me. Un regalo di Dio per te. Amen. Perché entrambi. Alleluia. Non solamente per voi, anche per me. Amen. Luca capitolo 14, versetto 15. Libro di Luca, capitolo 14, versetto 15. Questa è una parola che il Signore della Gloria parla nella nostra vita. Amen, alleluia. Quando siete pronti a dare al Signore? Io le devo alta voce e voi mi seguite con la vista. Amen. Dice, or uno dei commensali, udite queste cose, gli disse, beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Amen. Amen. Potete stare comodi, per favore. Amen. Lodando al Signore di la gloria. Amen. El tema de hoy es un regalo de Dios per te. Amén. El subtema, perdón. Y el tema es chiamati per servir. Amén. Es la primera cosa que el Señor dice a la chiesa del Señor en Italia. Una domanda: ¿a cuánto de noi ci piace el regalo? Amén. Io penso che a tutti noi ci piace il regalo, no? A me, io penso che quando a me mi regalano qualcosa, io mi riempio di gioia perché è un regalo che non me lo aspetto. Amen. Però il regalo che parleremo oggi non è un regalo qualsiasi, è un regalo molto importante per la nostra vita. Amen. Dice la parola del Signore en el libro de Luca, capítulo 14, versículo 15. Dice, or uno dei commensali, udite queste cose, le dice, beato chi mangerà del pane del regno di Dio. Amén. En español dice, oyendo a estos, uno de los que estaban sentados en la mesa le dijo, bienaventurado el que come el pan en el reino de Dios. Amén. Puesto que noi parliamo en esta sera, es un regalo maravilloso. Un regalo, aleluya, que tanto de la parte mía, yo no me lo meritaba. Un regalo, aleluya, que yo con las mis acciones no faceva parte de quella promesa del Señor Jesucristo. Pero un giorno el Señor me ha guardado con ojo de misericordia y me ha regalado este regalo de Dios. Amén. Por eso podemos ver que el regalo que el Señor Jesucristo ci ha dado es un regalo que va altrove
delle nostre azioni. Altrove, alleluia, de lo che io mi meritavo. Amen. Va, alleluia, altrove di ogni cosa che io pensavo nella vita. Amen. Amen. Va, alleluia, ogni cosa che praticamente la mia mente non può decifrare. Perché questo regalo me lo ha dato a me. Alleluia. Alleluia. Si noi possiamo pensare nella nostra vita, no? Alleluia. El modo como yo me comportaba prima, será que yo era, yo me metaba con estos regalos. Yo pienso en mí. Pero es lo que yo siempre digo, que el Señor es bueno con chascuno de nosotros. Y la palabra del Señor habla, cuando el Señor dice, oh, aleluya, el Señor es prima de hablar con esa palabra, de gran convicto, aleluya, questo uomo le dice que es beato colui que mangia el pane nel regno di Dio. Questo uomo chi era? Questo uomo era uno dei principali della legge. Era una persona che studiava la legge. Era una persona che era molto studiosa. No? Pero lui no se rendeva conto que quello que le parlava Jesucristo no apparteneva a la ley, sino le apparteneva a la gracia. Aleluya. E lui comincia con el suo estudio a dirle al Signore di la gloria che beato con lui che mangia il pane nel regno di Dio. Y lui pensaba, como siendo una persona que estudiaba la ley, lui pensaba que forse era un domani cuando la chiesa si alzaba en gloria per il suo Señor Jesucristo. Aleluya. Porque lui había capito que era la promesa del Señor. Pero lui no se rendeva conto que el Señor le estaba hablando de lo stesso giorno, de la sua vida. Amén. Gloria a Dios. Porque parlando l'altro giorno con i fratelli, diceva che la fisiologia umana non ci riesce, non possiamo andare altrove e non riusciamo a capire quello che il Signore Gesù Cristo ci vuole dare ogni giorno. La umanità che a volte, alleluia, ci travolge la nostra vita e non ci fa pensare quello che Gesù Cristo ha con noi in ogni giorno della nostra vita. Questo giorno, questa persona, alleluia, stava parlando attraverso lo che lui aveva studiato. E in occasione noi pensiamo come questo uomo. Vabbè, quando saremo alzati in gloria con il Signore Gesù Cristo, allora lì possiamo godere, no? Però non è così. Porque Dios no es que ci va a dar el regalo cuando estemos en el cielo. Dios ci va a dar, Dios ci da el regalo hoy esteso. Aleluya, gloria a Dios. Ci da el regalo per fare qué cosa? Per poder goder questo regalo. Amén. El regalo più importante nella mia vita. A volte noi pensiamo che abbiamo tanti regali nella nostra vita, no? Pero el regalo más importante que yo he recibido en la mi vida personal es la salvación maravillosa. Gloria a Dios. Pero creo que una persona debe lucir a capir qué cosa el Señor de la gloria le ha regalado. Amén. Y a volte no nos rendiamos conto de quello lì. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y a volte trascuriamo questo regalo. E non riusciamo, alleluia, a trattenerlo per la nostra vita. È che quando il Signore di la gloria ci dà questo regalo meraviglioso, è per che noi possiamo goderlo nella nostra vita ogni giorno. Allora come possiamo godere questo regalo? Attraverso l'Evangelo. Gloria a Dio. Attraverso la parola del Signore. Attraverso il cantico. Attraverso il servizio. Come parla nel tema, chiamati per servire il Signore. Attraverso le lode.
attraverso l'offerta, la decima, attraverso i culti. Ogni culto il Signore vuole dare un regalo a ciascuno di noi. Per quello che il Signore in questo momento ci ha chiamato a ciascuno di noi per poder offrire questo che sta qui. Sappiamo che in questa umanità ogni cosa che noi vogliamo dobbiamo pagarla. E ho visto che l'essere umano preferisce pagare che le regalino le cose. Perché dico questo che sta qui? Perché a volte pensiamo che andare al psicologo pagandole invece di venire a colui che è maestro di maestri, Signor di Signor. A volte pensiamo, aleluya, che mettendo, aleluya, ai nostri figli, a che loro un'altra persona possa educarli, invece di portarli a la casa del Signor. Aleluya. Per quello che el Señor y la gloria, esta persona no se rendeva conto que Jesucristo le estaba hablando de, era en el momento exacto. Amén. Y el momento exacto es questo giorno per te y per me. Gloria a Dios. No le estaba hablando de un domani, le estaba hablando de quel momento. ¿Sabete por qué? Porque Jesucristo está en el reino de cielo. Gloria a Dios. Era el reino de ti, del cielo que estaba hablando con él. Amén. Gloria a Dios. Recuerdo que cuando Jesucristo arriba a la nuestra vida, pues ya vamos a poder el reino del cielo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora explíqueme cómo puedo poder si yo no soy en el cielo. Es que dice que Jesucristo es todo. Y en la su presencia puso poder en ogni cosa. A través del Evangelio puso poder en questo que el Señor Jesucristo le estaba hablando a questo uomo. Sino que a volte yo pienso que magari será un domani, o magari será, aleluya, que debo haber el Espíritu Santo. Pero el Señor, si en questa sera, magari qualcuno no ha recibido este regalo, el Señor lo vuole dar. Gloria a Dios, aleluya. Magari, si no riusciamo a capire quello che il Signore ci ha regalado, en questo giorno el Señor lo vuole confirmar a través de la sua parola. Per quello che el reino del cielo è Jesucristo stesso. Amén, gloria a Dios. A volte la religione pinta come fanno dei foglietti così, che pintano che stanno le persone con gli animali, il paraíso, tutto quanto. No, fratello. Il regno del cielo è godere nel Evangelio di nostro Signore Gesù. E quello che io dico sempre, è miei figli, mia moglie e io stesso stiamo godendo del regno del cielo. Gloria a Dio. Perché? Perché ogni giorno mi metto nella parola del Signore. Gloria a Dio. È che non c'è un'altra domanda che possiamo fare nella nostra vita. Io non devo aspettare un domani o che il Signore ci chiami. Io devo aspettare soltanto, devo capire che oggi è il giorno che ha fatto l'Eterno. Gloria a Dio. Alleluia. Questo regalo non è un regalo qualsiasi. Per ricevere questo regalo, un esempio, quando un bambino prende un regalo, come fa il bambino quando prende un regalo? Io dice. E quando uno le dice prestamelo, lui che dice? No, è mio. E lui si prende cura di questo regalo. Vero? Lui, aleluya, lo custodisce questo regalo prezioso che le hanno regalato. Magari ha avuto la grazia e una persona se lo ha regalato senza lui sapere.
E lui, magari lotta per questo regalo, no? E lo tiene stretto. A mio figlio, il penultimo, lui dorme con ogni giocattolo che a lui le regalano. E io le dico, lascia stare, no, voglio dormire con quello lì. Y veo la gioia de mi figlio cuando le dan un regalo. Es que così dobbiamo gioir noi cuando abbiamo capito di questa salvazione. Gloria a Dio, aleluya. ¿Por qué digo de un bambino? Porque el Señor dice que dobbiamo essere como bambini, como fanciulli. Dobbiamo essere, aleluya, como un bambino. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 1 al 4. Libro de Mateo, capítulo 18, 1, del 1 fino al 4. Dice la palabra del Señor così. In quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: chi dunque è il più grande del regno del cielo? Guardate qui parla del regno del cielo. Alleluia. E Gesù chiamò a sé un piccolo fanciullo, se lo pose in mezzo a loro e gli disse: in verità vi dico, se non vi convertite, non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Gloria a Dio. È che dobbiamo essere come bambini con la nostra salvazione. Amen. Gloria a Dio. Pero un bambino, aleluya, se lo possono rubar facilmente, la domanda que facciamo a volte, no, no. Como bambino lloendo de quello que el Señor me ha regalado. Aleluya. ¿Cómo posso lloir en ogni culto que el Señor ci da la oportunidad de venir a la casa? Aleluya. Es que Dios no vuole que i suoi figli soffrano. Dios ci ha regalado esto para poder gioire ogni giorno de la nuestra vida. Gloria a Dio. Un giorno parlando con el Señor me fa vedere: estoy piccoli stanno viviendo una piccola parte de quello que vivranno di là. Gloria a Dio. ¿Por qué? Porque no veo al genitore litigando. No veo al padre ubriaco. No veo a la madre litigando, pagando tanto fuerte. Sino que soltanto vedono que en ogni dificultad clamano al Eterno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Loro vedono, aleluya, que en ogni problema que ci vuole, aleluya, aleluya, vuole, aleluya, e mettere giù. Loro vedono que soltanto noi possiamo dire: Signore, nella tua mano siamo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es que yo solo no posso. Yo debo ver yo debo ver un essere que me possa ayudar, y quello lì si chiama Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. E yo siempre digo: senza di Dio no sono nulla. Amén. E fuori di lui no posso fare nulla. Gloria a Dio. Allora yo debo capire que questa salvazione que el Signore me ha regalado la debo mantener. Amén. La debo custodir. Yo sé que el enemigo me la vuole robar, pero yo como la custodisco, pregando, digiunando y servendo al Señor. Pero el Señor no soltanto rimane lì. El Señor, aleluya, le dice a questa persona y le fa una parábola. E gli dice: guarda, c'era un uomo che vuole fare una festa, vai e chiama, no, che sta pronto la festa. E questa settimana, alleluia, è molto importante per la nostra vita, no? Ho visto la pubblicità che dice: portate un amico. Alleluia, alleluia. Sapete che io sono il frutto di quello lì. Aleluya. Sí, porque donde me congregaba yo en la ciudad de Roma, una sorella, habiendo hecho una semana de evangelización, una sorella había invitado a mi sorella.
y a través de su mazorela he podido asistir a la quiesa del Señor. Amén. Era una semana como cuesta. Per quello yo digo, Signore, grazie, perché fa questi eventi. Perché tu hai usato quel giorno esatto, la sorella esatta, per poter entrare all'Evangelio della mia famiglia. Hai usato la persona per poter entrare e ricevere questo regalo meraviglioso. E lui continua dicendo questa parabola, vai in vita. No? E questo servo che fa? Va e invita. E lì vengono le scuse. Se voi leggete la parabola, alleluia, vedete che ogni uno degli invitati si scusa. E quanto di noi all'inizio abbiamo trovato una scusa? Io era uno di quello lì. El pastor ha avuto paciencia con me, pero le ringrazio al Señor Jesucristo. Porque a través de la paciencia, he alcanzado este regalo de la vida. Allora el pastor me parlaba, me diceva, guarda fratello, el Señor no vuole que tú soltanto viva così. El Señor te vuole dar tante benedizioni. E yo diceva, pero pastor, hoy soy yo de un lavoro. Que el Señor me diera un lavoro. Y el pastor me parlaba, no, el Señor sí le va a dar un lavoro. Pero primero, busque el reino de los cielos y el resto vendrá por ahí. Gloria a Dios. Y su justicia, perdón. Gloria a Dios. Allora, yo no riuscivo a capir de qué me estaba hablando el pastor. Y me estaba diciendo, primero cerca a Jesús. Y el resto verá que el Señor te lo dará. E quando ho capito questo, l'ho detto al Signore: Signore, voglio conoscerti ancora di più. Signore, voglio, alleluia, che quello che mi hanno parlato, voglio sperimentarlo. E in ogni culto le diceva al Signore, fino adesso, dico: Signore, voglio avere un'esperienza con te in ogni culto. Alleluia. Voglio godermi questo culto. No voglio essere un religioso, no voglio essere un rutinario, Signore. Porque yo sé que ogni culto es una festa en la tua presencia. Gloria a Dio. E così yo estoy custodiando esta salvación. Sembra algo, sembra una cosa que no riusciamo a capirla, ¿no? Siamo, sembra qualcosa que no riesco a capirla, pero es così. En ogni culto estoy custodiando la salvación. Gloria a Dio. Porque me renuevo en la presencia del Señor. Per quello io sempre le dico ai fratelli, chiedete l'esperienza al Signore. Amen. Ogni culto godetelo, anche se siete stanchi, entrate per quella porta e fate come dice il salmista, getta sull'Eterno il tuo peso. Gloria a Dio. E perché è il peso che non ci fa godere la presenza del Signore. Gloria a Dios. Io sempre le dico ai fratelli, fate questo fratelli. Y vedrete cómo, aleluya, uscirete de este culto, godendo, aleluya, y lodando al Señor en Jesucristo. Aleluya. Es porque yo le he dicho, aunque yo he bisogno de goderme este culto. Gloria a Dios. Aunque yo vengo y boto el mio peso, jeto el mio peso sul Eterno. Porque aunque yo he bisogno de nuestro Señor y Jesucristo. Gloria a Dios. Estamos custodiando la nuestra salvación. Estamos custodiando este regalo maravilloso. Gloria a Dios. Porque si vado, vengo, lo estoy trascurando este regalo maravilloso. Sembra una cosa que no luchamos, ¿no? Pero es así, fratello. Aleluya. Y queste persone trovarono scusa. E uno dice, aleluya, no, dice, mi sono sposato, etcétera, etcétera, etcétera. Y a volte noi diciamo, no, es que c'ho questo, c'ho l'altro. E non stiamo capendo che il Signore ogni giorno ci sta invitando.
Gloria a una fiesta maravillosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, pastores, que debo fare questo. Guardate que yo le uno discuerdo. Pero en el momento que yo capito questo regalo maravilloso que el Señor me ha regalado, fino a eso lo tengo estreto. Aleluya. Aleluya. Y siempre le digo al Señor: Señor, ayúdame a custodir. Amén. Gloria a Dios. Porque yo da solo no puedo, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo da solo no puedo, Señor. Y en el momento que yo capito con lo que el Señor me ha regalado a mí y a la mía familia, no la hecho que ninguno me toque questo regalo meraviglioso. Gloria a Dio, aleluya. Io non lascio che nessuno tocchi il mio regalo. Gloria a Dio, gloria a Dio. E sempre lo sto custodendo, e sempre lo sto, aleluya, portando, lo sto pulendo. È quando mi umilio davanti all'Eterno. Gloria a Dio, aleluya. È quando mi umilio davanti al mio Signore Jesucristo. Recuerdo que el Señor, aleluya, cuando dice, aleluya, con estas personas no volevan porque trovaron una excusa. Y sabete que en esta sera, voy e yo no habíamos trovado excusa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No habíamos trovado excusa. Porque aunque si qualcuno ha fatto un lavoro esforzado hoy, ha aceptado el invito del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Allora es per noi que dobbiamo goderci en questa sera. Siamo noi que no abbiamo trovato una excusa. Aleluya. Pero en ocasiones pensiamo que al estar en questo luogo ya siamo sicuros. E no, dobbiamo mantenerla estreta. Amén. Dobbiamo custodire quel regalo che il Signore Jesucristo ci ha dato. Gloria. Perché il Signore della Gloria, aleluya, en el versetto continua diciendo, aleluya, en el versetto del 16 fino al 20, una persona, una patrona di casa fa un invito anticipadamente. E io penso che si escucha un amigo es porque ha aceptado el invito de un fratello de la chiesa del Señor. Gloria a Dios. Allora lo que parla el Señor Jesús, él dice, aleluya, que un fratello fa el invito a una festa. ¿Cuál es festa? El culto que se le da al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Como palabra el cántico, no puede ser el triste un cuore que lo da al Señor. Amén, aleluya. Y c'è un cántico que dice: estamos en festa con Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Es que cuando estamos con Jesús, estamos en festa. Amén. Gloria a Dios. Es que cuando estamos con Jesús, estamos en festa. Amén. Aleluya. Ahora yo puedo decir: no, aunque yo soy Jesús, pero será que estamos en festa. Aleluya, santo. ¿Será que estamos godiendo lo que el Señor me vuole dar en un momento de nuestra vida? Gloria. Y yo he riuscito a capire que el Evangelio es un estilo de vida. Gloria a Dios. Es un pensiero mío. Que el Evangelio es un estilo de vida. Gloria. Porque cuando me trovo dentro del Evangelio, posso godere ogni benedizione che il Signore mi sta dando. E quando mi trovo dentro del Evangelo, già non penso come pensavo prima. Quando mi trovo dentro del Evangelo, già non parlo come parlavo prima. Quando mi trovo dentro del Evangelo, già non rispondo come rispondevo prima. Quando mi trovo dentro del Evangelo, posso avere le forze che non aveva prima. Amen. Quando mi trovo dentro del Evangelio, posso trovare la saggezza che mi dà il Signore Gesù Cristo. Quando mi trovo dentro del Evangelio,
posso mostrare a Cristo alle altre persone. Amen, alleluia. Per quello che è un pensiero mio, no? Che l'Evangelo è un stile di vita. Alleluia. Gli apostoli, quando l'hanno chiamato cristiani, perché dicevano loro camminano come camminavano. Pietro non ha potuto nascondersi, ma tu sei uno di loro. Tu sei uno di Gesù, dice. Amen, gloria a Dio. Tu stavi con lui. Perché diceva quello lì? Perché Pietro e lui avevano imparato dal Maestro a camminare. E Gesù Cristo è l'Evangelo. Amen. Pietro aveva imparato a parlare come il Maestro. Amen. Pietro aveva, alleluia, addirittura imparato a come vestirsi, come muoversi con il Maestro. Per quello che Pietro non ha potuto scappare. Le hanno detto 3 volte, tu sei igual. A volte la gente ci guarda così, perché siamo dentro dell'Evangelo. Gloria a Dio. Racconto un testimonio. Está arrivando una sorella per la fede, y le diceva: no, pastor, yo no voglio cambiar per niente al mundo. Y yo le digo: sea tranquila, que yo no la cambio, que la cambie Jesucristo. Gloria a Dio. Y le ha llamado una cugina y le ha hablado de Jesús, ancora no de bautizada. Gloria a Dios. Y con esa cugina le dice: bueno, tú has cambiado. Yo la sentía al teléfono. Y le dice: no, yo no he cambiado, sigo siendo igual. Y viene y me dice: pastor, igual es que mi cugina me dice que yo he cambiado, pero yo sigo siendo igual. Le digo: no, Lorena, es que con el momento que le entra a Jesucristo, la su vida cambia. Pero no es que cambie, aleluya, forse físicamente, cambia internamente. Gloria a Dios. Porque le ha hablado de un otro modo a su cugina. Le ha venido con un problema grandísimo a la chiesa del Señor. Aleluya. Y yo le he dicho: guarda, Sorella, pasa una cosa. Jesucristo le está ofreciendo una vida migliore. Avvicinati a lui. Alleluia. Guarda, il Signore è grande, perché in ogni culto questa persona le chiede al Signore esperienza. Non lo so, forse mi ha ascoltato una predicazione e le chiede esperienza. E ogni giorno il Signore la sta innamorando. Gloria a Dio. Alleluia. Perché la sta innamorando? Perché si sta avvicinando al reino del cielo, a Jesucristo. Gloria a Dio. A volte noi con il nostro pensiero ci stiamo allontanando. No, che io voglio far così. Alleluia. Però Jesucristo non vuole quella la nostra vita. E il Signore dice, alleluia, e continua dicendo questo servo: Signore, già ho invitato a altre persone, però ancora rimane posto. No. È che nella casa del Signore ancora c'è posto per tante persone. Amen. È la festa che dà il Signore, ancora c'è posto per tante persone. Amen. Per me, per mia madre, che le sto pregando al Signore che conosca Gesù Cristo. Amen. Per mio padre, per i miei fratelli, c'è posto ancora per loro. Gloria a Dio. Però chi ne può fare l'invito? Questa persona che sta qui avanti ne può fare l'invito. Sono io che le dico: Dio ti vuole regalare. Però loro devono vedere a Gesù Cristo dentro di me. Per quello che io, quando sono andato a letto, dico: Signore, che la mia famiglia non mi guardi a me, che guardi a Gesù, che ti guardi a te, Signore, attraverso me. Perché se mi guardano a me, loro non crederanno, Signore. Devono guardare a te, Signore Gesù Cristo. Gloria a Dio. E per la grazia del Signore, un pastore sta facendo refugio nella mia casa. Gloria a Dio. E perché loro hanno visto l'Evangelo dentro di me, con il mio comportamento, con il mio modo di pensare, con il mio modo di parlare.
loro mi hanno detto anche mio madre me, e hanno sei mio figlio di 13 anni fa. Yo le digo sí, madre. Gloria a Dios. Yo continúo siendo tu hijo. Pero a eso son diversos porque conozco a Jesucristo. Gloria. Continúo amarte, continúo respetarte. Pero yo voglio que tú anche riceva questo regalo, madre. Gloria a Dios, aleluya. Y anche a mi padre y mi fratello le ho detto. Y el Señor es. Per quello che dico, che il Signore è grande con ciascuno di noi. L'ho detto Signore perché la mia casa, alleluia, era conflitti. L'ho detto Signore, fa la tua opera in questo momento. Gloria a Dio. Perché c'è posto ancora per la mia famiglia in questa festa. È quello che parlava il Signore Gesù Cristo. Era il posto per noi. Perché noi siamo gentili. Alleluia. Era la festa per il popolo di Israele. Però la grazia del Signore ci ha trovato e ci ha dato questo regalo meraviglioso. È che Dio vuole che noi, Dio Signore della Gloria, Dio non vuole che noi mendichiamo le cose. No. Dio vuole che noi possiamo godere. Alleluia. De tante benedizioni che il Signore Gesù Cristo ci dà. Perché dobbiamo vivere dentro dell'Evangelo. Dobbiamo custodire come un bambino custodisce il suo regalo questa salvazione meravigliosa. Dobbiamo renderci conto. Io nel momento che ho capito quello che Dio mi ha dato attraverso il battesimo, le ho detto grazie Signore. Gloria a Dio, perché così come sono mi ha regalato, mi hai regalato questa salvazione meravigliosa. Alleluia. E quello che più mi impatta in questa parabola, fratelli, la leggiamo insieme in sempre in Luca. Quello che più mi impatta di questa parabola è che nel versetto 14, alleluia, dice 14:12, dice: or egli disse a colui che lo aveva invitato, quando fai un pranzo, guarda, sentite questa parola, un pranzo o una cena, quest'altra parola, non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i tuoi vicini ricchi, affinché essi non invitino loro volta a te e ti sia reso il contraccambio. A quanto di noi ci piace cenare? A quanto di noi ci piace pranzare? No? Però se il Signore della Gloria ti offre ancora un cibo ancora di più, più speciale, sarà che noi lo possiamo mangiare? Sì. A volte noi ci conformiamo con un pranzo e con una cena. Però Dio non vuole quello. E quello che a me mi impatta nel capitolo 13 del versetto 14 di Luca dice: ma quando fai, dice, un banchetto, chiama i mendicanti, i mutilati, i sopi, i ciechi. Un banchetto vuol dire ancora più speciale della cena del pranzo. Alleluia. È quello che il Signore vuole che ciascuno di noi mangi ogni giorno. Alleluia. Il banchetto dell'Evangelo. Gloria a Dio. Alleluia, gloria a Dio. È quello che il Signore vuole che noi mangiamo ogni giorno. Gloria a Dios. Figurativamente, no? Alleluia. E dice che ai ciechi, ai soppi, ai mortanti, ai mendicanti, quello che eravamo era io. Ciego perché non vedeva la gloria di Dio. Amen. Alleluia, alleluia, era sopi perché non veniva alla casa del Signore. Alleluia. Era mendicante perché soltanto andava mendicando dei lavori così, così, delle cose. Però adesso che Dio mi ha offerto questo banchetto, sarà che lo posso godere. Amen, gloria a Dio. Alleluia, alleluia. È quello che il Signore vuole che noi possiamo godere. Gloria a Dio.
Dio no vuole que no soltanto ci conformiamo con el pranzo y con la cena. Sí, son buenos. Pero Lui ci vuole dare el banquete en esta sera. Gloria a Dio. Amén, aleluya. ¿Y sabete qué cosa es el banquete? Aleluya. Chiediamosela al Señor en esta sera. Amén, gloria. Que Lui te dará la respuesta. Aleluya. Metete en pie, por favor. Y yo te faccio el invito. No te conformare soltanto con una cena, con un pranzo. No te conformare soltanto con quello. Aleluya. Viene al tavolo a mangiare el banquete. E quello che vuole il Signore è che noi possiamo mangiare in questa sera. Alleluia. Io non te lo voglio dire che te lo dica il Signore, perché è un'esperienza che il Signore ti darà in questa sera. Alleluia. Non rifiutare. Oh, gloria a Dio. Alleluia. È il momento di dire basta. Basta, aleluya, con le cose che io non devo andare. Basta di andar mendicando, aleluya. Basta, aleluya, di andar mendicando benedizioni. Se il Signore ti vuole dare questa sera questo regalo meraviglioso che è la salvazione, sarà. Aleluya, aleluya. Si ya Dios te la ha regalado, tiénela fuerte, fratello. Custodícela. Porque tú a volte no possiamo capire quello que el Señor ci ha regalado. Oh, gloria al nombre de Jesús. Yo voglio que magari possiamo capire questa sera. Magari tante persone desiderano quello che tu hai. Tante persone desiderano stare in questo luogo. Alleluia. Tante persone vogliono venire a lodare all'Eterno, però ci sono incatenati, sono, alleluia, alleluia, sono schiavi del lavoro, hanno la malattia. Mi stanno rifiutando la festa che il Signore ti sta dando. Oh, è per te, fratello, sorella, amico. E è per me quello che il Signore ci sta dando da mangiare questa sera. E se ancora non hai ricevuto questo regalo, alza la tua mano e dire al Signore: anche io la voglio, Signore. Però dobbiamo custodirla come custodisce un fanciullo il suo regalo. Alleluia. Non lasciate rubare. E l'enemico ti dice: tu non sei capace. Oh, gloria a Dio. Tu stai bene così. È quello che ti mette l'enemico. Però possiamo dire come dico il salmista: Salamos, examiname, Signore, examiname esta sera, Signore. Alleluia. Te voglio agradare a ti, solamente a ti, Signore. Alleluia, gloria a Dio. Signore, mírame, Signore, si me estoy saliendo del Evangelio. Oh, Dios. Mírame, Señor, si me están gustando las cosas del mundo y no estoy comiendo el banquete que tú me tienes en cada culto. Solamente me estoy limitando a comer un pranzo, una cena. No permitas que otro, aleluya. Aleluya, aleluya. Coja este regalo maravilloso que Dios te lo ha regalado. No permitas que otro destruya tus acciones. Gloria a Dios, aleluya. No permitas que tus acciones destruyan este regalo. Aleluya. Mejor es decirle al Señor.
el regalo. Gloria a ti. Mi esposo, la esposa, reciban estos regalos, Señor. Mis padres, yo siempre le digo al Señor, Señor, mis padres que están en el Ecuador, que todavía están con vida, mis hermanos, Señor, que ellos puedan recibir este regalo a través de tu gracia, Señor. Estamos todos.
pecado.